chiedendo a lei di rendersi, come dire, parte proattiva rispetto al Ministro della Giustizia, perché l'iter della Grazia, che è un istituto ovviamente sovrano del Presidente della Repubblica, possa attivarsi nei tempi più rapidi e perché quest'uomo non abbia a marcire per 4 anni all'interno di un carcere, ma possa al più presto ritornare negli affetti della sua famiglia e anche possibilmente al servizio della scuola, rispetto alla quale sono convinto che ha ancora energie ed idee da offrire. La ringrazio. La ringrazio, onorevole Gigli. Passiamo ora all'interpellanza urgente dei deputati Zampa ed altri, numero 2143, concernente chiarimenti e iniziative in relazione ad un'operazione volta allo sgombero, al sequestro di uno stabile a Bologna che ha visto coinvolte famiglie con minori. Onorevole Zampa, prego. Grazie Presidente, grazie al Sottosegretario Bocci. I fatti a cui si riferisce l'interrogazione, l'interpellanza urgente sono avvenuti il 15 ottobre, quando la Questura di Bologna ha dato esecuzione a un provvedimento di sequestro della Procura. Sequestro di uno stabile, un condominio, sfitto e disabitato, di proprietà dell'Istituto Cavazza. Le operazioni di sgombero sono cominciate molto presto al mattino, alle 7 del mattino, e sono cominciate da parte di agenti in tenuta antisommossa. Gli agenti si sono presentati e all'interno di questo edificio, di questo stabile, stavano circa una trentina di persone, meno di 30 persone. Tra questi, 5 bambini di un'età che va dagli 8 mesi agli 11 anni, che si sono ovviamente trovati, tra virgolette, portati via dagli agenti. Tensioni e tafferugli hanno accompagnato le operazioni di sgombero, come d'altra parte testimoniato dalle fotografie scattate da presenti e da testimoni, ma soprattutto poco dopo si è verificato, e anche questo è testimoniato da dichiarazioni dei vertici dell'amministrazione comunale, si è verificato che dello sgombero imminente non era stata data nessuna informazione al Comune di Bologna, né il sindaco Virginio Merola né l'assessore ai servizi sociali Amelia Frascaroli avevano avuto informazione circa l'imminente sgombero. Lo ha detto l'assessore Frascaroli, che ha testualmente dichiarato di essere colpita perché appunto ciò era avvenuto senza che ci fosse stata una comunicazione da parte della Questura. Anche il prefetto, che in un primo momento era sembrato a sua volta escluso dall'informazione, ha comunque denunciato la presenza, diciamo, ha denunciato un disguido comunicativo. Ciò è particolarmente grave, non tanto e non solo perché rompe una tradizione di collaborazione e di solidarietà tra le istituzioni, una collaborazione che ha certamente concorso al buon governo e all'efficacia dell'azione amministrativa. Bologna è per questo nota, per la sua capacità amministrativa, ma soprattutto perché non si è rispettata la normativa che riguarda i minori. Si è di fatto così, infatti, impedito alle assistenti sociali, ai servizi sociali, di potersi prendere carico e cura dei bambini, di poter assistere le loro famiglie, ma soprattutto i bambini, durante lo sgombero,
ed è stato impossibile attivare immediatamente il cosiddetto PRIS, che altro non è che il pronto servizio sociale a tutela dei minori, appunto previsto dalla normativa. Voglio ricordare che il sindaco ha chiesto successivamente che non si trasformino i bambini in occupanti e ha riaffermato la necessità di mantenere Bologna nella sua tradizione di città accogliente. Per questo io credo sia necessario verificare innanzitutto se era noto che c'erano bambini, ma soprattutto di comprendere perché sia accaduto e cosa possa creare in città, così come d'altra parte è avvenuto, un clima di tensione, ma anche presso l'opinione pubblica l'idea che le istituzioni non solo non collaborino, ma siano ostili una all'altra o comunque lavorino senza tenere conto che un buon risultato, soprattutto in una crisi così grande, così profonda e in una difficoltà così grave come quella che accompagna l'azione e il lavoro delle nostre amministrazioni, avvenga senza il concorso invece al buon risultato da parte di tutti. La ringrazio, sottosegretario per l'interno Gian Piero Bocce, facoltà di rispondere, prego. Grazie, Presidente. Con l'interpellanza all'ordine del giorno, l'onorevole Zampa, unitamente ad altri deputati, richiama l'attenzione del Ministro dell'Interno sullo sgombero di uno stabile di proprietà dell'Istituto Cavazza, eseguito a Bologna lo scorso 15 ottobre, come è stato ricordato proprio ora, su disposizione dell'autorità giudiziaria, sottolineando il mancato coinvolgimento dell'amministrazione comunale, soprattutto in relazione alla presenza nello stesso stabile di alcuni minori. Al riguardo, premetto che la città di Bologna da più di un anno è interessata da occupazioni abusive di immobili da parte di movimenti antagonisti, che li utilizzano per svolgere le proprie attività politiche, ovvero li destinano ad ospitare persone sfrattate, strumentalizzando in tal modo lo stato di precarietà abitativa che si registra nel capoluogo. La problematica è stata trattata in diverse riunioni del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, dedicate